Condividere la parola con voi, vorrei vivere un momento tutti insieme in una chiesa alzandoci nella presenza di Dio. Quando dal gruppo di preghiera che eravamo nel 2007, nell'estate del 2007, nata la chiesa, lei la pregò per quello che allora era il primo consiglio di chiesa, il primo gruppo delle persone più anziane, che poi si è definito nel corso degli anni fino a quello attuale. E lei pregò per ognuno di noi, però abbiamo vissuto questi anni, non so perché fino ad oggi, ma il Signore ha delle stagioni. A me c'è un momento, un tempo per ogni cosa. Non voglio dire scoperti, ma soprattutto due fratelli che stanno servendo in uno dei tre ministeri. A oggi in questa chiesa ci sono tre ministeri, non parlo di ministeri, di quelli ce ne sono di più. Profeti, poi abbiamo visto Riccardo, sto parlando di ministero interno alla chiesa. Okay? Siamo in tre. Io non sono un pastore di ministero, ma ci sono due persone che stanno svolgendo da anni un ministero pastorale su chiamata, che sono Michele e Andrea Barbato. Io ho pregato per Andrea quando andò a fare il servizio sulla chiesa, allora era Torre del Lago, ma a un certo punto, non so come, parlando con loro, ci siamo ricordati così, che io non ho mai posto le mani su di loro. Ora, la posizione delle mani è fondamentale. Ora, Dio opera lo stesso? Sì, Dio opera lo stesso. Ma e io ho ricevuto la posizione delle mani nel ministero 2 anni. Ma io non ho mai imposto le mani su di loro e voglio farlo oggi davanti. Voglio riconoscere i loro due, le due persone che io scelgo per il ministero pastorale, cioè di curare le persone. E voglio che tutta la chiesa, tutte le chiese sappiano che io riconosco insieme su di loro, ne ho parlato ovviamente anche con Lella, questo ministero, e voglio imporre le mani su di loro perché sia confermato e perché tutti i doni che il Signore ha messo su me e altri siano conferiti su di loro e loro possano continuare a svolgere questo servizio sotto una copertura. L'hanno avuta perché Dio in qualche modo ha subito. A me, io devo fare le cose biblica. Per questo, se qualcuno ha da dire qualcosa contro, parli ora. Credo che voi possiate vedere il frutto del curare, anche del correggere, del riprendere da parte di questi due fratelli che stanno veramente dando la vita per curare le persone. Ecco perché vi chiedo questa preghiera, che noi dobbiamo rimettere tutto il vostro cuore, perché il Signore veramente possa ungervi per curare sempre meglio il popolo di Dio, per portare la sua parola e togliermi un sacco di lavoro e permettermi di dedicarmi alla parola di Dio. A me ha fatto la Michele prima che Andrea. Yeah.
in funzione di potenza dall'alto, io confondo il Signore sulla nostra volontà di questa chiesa, prego il Signore qui dall'alto, in nome di Gesù Cristo, doni, potenza, unzione, visione, rivelazione, siano conferiti a lui per mezzo dello Spirito Santo nel nome di Gesù. Se anche abbiamo conosciuto qualcuno secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Amen. E quello che io vi chiedo è quello che Dio chiese alla comunità di Israele quando disse che Israele avrebbe obbedito a Giosuè come aveva obbedito a Mosè. Quando loro vengono per servirvi, non guardate secondo la carne. Io voglio parlare con Padre, io voglio parlare, voi dovete guardare la missione. Amen. L'unzione che su di loro è lo stesso spirito che Dio ha messo su questa chiesa, ma su loro c'è una chiamata pastorale che non è su me. Io posso fare il pastore, ma non sono un pastore del ministero. Ecco perché vi chiedo di sottometterti a loro e di ricevere tutto quello che Dio farà nella vostra vita attraverso il loro bello del 2013. Quanti lo credo? Ok, stamani, come promesso, cominciamo Sigasi, qualcosa di fondamentale per la nostra vita. E è quello che vi accennai qualche settimana fa, ci accompagnerà per circa 2 mesi e parleremo di quello che Dio dice riguardo alla prosperità. Amen? Numero uno, io sono contrario al Vangelo della prosperità. Esiste un Vangelo della prosperità. E io sono contrario al Vangelo della prosperità semplicemente perché non esiste un Vangelo della prosperità, esiste il Vangelo di Gesù Cristo. Amen. Ma nel Vangelo di Gesù Cristo la salvezza, che noi chiamiamo salvezza in Cristo, comprende 5 cose. Da cosa lo vediamo? Il verbo sozo, da cui viene la parola soteria, che vuol dire salvezza in greco, nel Vangelo si applica a 5 dimensioni, che sono la vita eterna, la liberazione, la guarigione, la protezione e la provvigione. E quando si parla di provvigione, si parla di provvigione fisica, materiale, cioè in soldoni, in soldi. E so che questo interessa, c'è qualcuno che interessa a questo. Non mi fate gli spirituali, perché finché non andrete in cielo, qui avremo bisogno di soldi. Se però potete farne a meno, vi do il mio IBAN. Ora, noi cominciamo un percorso serio questa mattina e lo continueremo nelle prossime settimane, perché nella Chiesa bisogna parlare di cose pratiche. Amen? Pratiche. E la prima cosa che dobbiamo fare è demolire tutte le fortezze mentali che abbiamo riguardo alla prosperità. Ora, qualcuno potrebbe dire: io non ho fortezze mentali riguardo alla prosperità. Beh, fino al giorno in cui non mi presenterò a col Jaguar. O con la Porsche, per sapere che sto scherzando. Vedi perché? Perché noi viviamo in una nazione sotto una mentalità religiosa che fa della povertà una virtù. Allora? Per cui, siccome io ho la macchina più scaggirante della Chiesa, io sono un esempio. Non mi dite che non è vero che non lo pensate, siate sinceri. Ma non è un problema, un giorno la cambierò. Ma noi abbiamo questa mentalità, siamo sinceri, anche quando eravamo nella Chiesa Cattolica, se vedevamo un francescano, abbiamo sempre detto: loro sono un esempio migliore perché predicano la povertà. Siamo sinceri, possiamo essere sinceri? Questa è la verità.
noi associamo alla povertà la, e quando qualcuno prospera o c'è qualche ricco, noi lo associamo con una persona o poco onesta o lo facevo solo io. Ok, cosa la Bibbia dice riguardo? Domanda: Gesù era povero? Punto interrogativo. Aspettate come risponde, è troppo facile. Dio ti vuole prospero? Quanto Dio ti vuole prospero e come deve fare per prosperare? Sono cose interessanti, altrimenti basta delegare. Parliamo del figlio proprio, tanto quello piace a tutti. No, parliamo. Noi cominceremo, ecco perché vi dico, siamo fedeli in queste settimane, in, e quello che vi dico sono cose che ho sperimentato nella mia vita. Come si arriva al Porsche, al Jaguar, non è vero, non ce l'ho, ma come si può uscire da una situazione in rosso con Dio e arrivare a vivere una vita prospera. Galati capitolo 3 verso 13 dice che Cristo si è fatto maledizione sulla croce perché le benedizioni di Abramo venissero su di noi. E le benedizioni di Abramo, tra le benedizioni di Abramo c'è la prosperità. Amen. Quando parlo, signori, di prosperità, non parlo di prosperità spirituale, parlo anche di prosperità fisica. Parlo di prosperità perché? Perché la Bibbia dice che se noi abbondiamo di ogni cosa, possiamo benedire gli altri. E il target di Dio non è benedirmi e fermare la benedizione a me. Il target di Dio è arricchirmi perché io possa benedire gli altri. Amen. Perché tu non puoi dare quello che non hai. C'è qualcuno? Amen. Questa nazione è una nazione povera, anche se non povera come noi, perché poi a nessuno manca niente, ma è una nazione che sta vivendo quello che sta vivendo, ha un tipo della mentalità. Se voi invece guardate i paesi di estrazione protestante, sono paesi, come i paesi anglosassoni, sono paesi notoriamente che hanno portato imperi e che hanno prosperato. Ora, sono esseri umani come noi. Amen. Ma noi veniamo da una mentalità dove la povertà è una virtù. Mentre nella Bibbia la povertà è una maledizione della legge. Ora, cosa faremo questa mattina? Questa mattina cominceremo col cerchiare, cari, qual è la chiave di Dio per la prosperità. E faremo un percorso graduale, settimana dopo settimana, dove andremo alla fine e avrai in mano la chiave per poter ricevere quello che Dio ha già fatto per te alla croce. Perché molti non lo vivono? Perché molti credenti vivono, anche economicamente, in uno stato di penuria costante. La Bibbia dice, se anche passassi per la valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male. Cioè, se passassi, non se dimorassi. Si può passare per un momento di distretta economica? Sì. Se ci stai vivendo, dopo che anni che sei Cristo, c'è qualcosa che non va. E questo qualcosa che non va non è in Dio, è in te, per mancanza di rivelazione. Amen. Ora, tutto quello che Dio fa, lo fa attraverso il seme. Genesi capitolo 1 dice, è un principio che Dio ha stabilito, che ogni seme produce secondo la sua specie. Un seme di grano cosa produce? Un seme di nero cosa produce? Tutto quello che Dio può costruire nella tua vita, lo fa attraverso un seme, e il seme è la parola di Dio. Se il seme che io ti do lo lavori, la tua vita economica cambia. Se tu sei lì e non ascolti la parola, non mediti la parola che io ti do, non lavori la parola, il prossimo anno non sai che la tua vita sarà sempre dove è oggi. Cosa vuoi fare con questo seme? Cosa vuoi fare con questo seme? Perché ascolta, io ho lavorato questo seme e Dio ha lavorato nella mia vita. Io sono venuto a Cristo in rosso fisso come il maglione di Ronaldo, ma non sono mai più stato in rosso. Se Dio l'ha fatto per me, lo può fare per te. Dipende da te. E la cosa migliore che puoi fare è prendere la tua Bibbia in maniera violenta e dire: questo, il 2014, è l'anno del mio riscatto economico. Forse per molti di voi il 2013 è stato l'anno del riscatto spirituale, siete stati salvati. Amen. Ora bisogna che questa salvezza diventi benessere, protetto che holidays, benessere, prosperità, salute, vita abbondante, anche economica, e vada da tutte le fortezze. Amen. Siete con me? Ora, stamani tutta la mattinata è stata orientata sul fiume, non so se ci avete fatto caso. Ci sono la visione del fiume, allora ho fatto anche quel caso profetico che porta c'è quel fiume. Ora, nella Bibbia c'è un fiume che non è un fiume santo, è un fiume normale, che è il Giordano. Amen?
Il Giordano ha una particolarità di avere tre sorgenti. Ok? È un fiume unico, chi è stato in Israele lo saprà, vengo dal Monte Ermo. Queste tre sorgenti sono tre fiumi che si chiamano Hasbani, Banias e Dan. Sono tre fiumi che a un certo punto si collegano in un unico fiume e entra nella Wikipedia e poi esce e va a finire nel Mar Morto. E il Giordano scorre da nord a sud. Cosa rappresentano questi tre sorgenti che finiscono in un fiume? Rappresentano la Trinità. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tre persone in uno. E un Dio sono tre persone. E questo fiume, il Giordano, scorre da nord a sud. Perché? Perché la benedizione viene sempre dall'alto. La benedizione viene sempre da Dio. Casca sempre dall'alto. Ecco perché devi essere connesso con Dio e con le vie di Dio. Amen? Ora, se tu guardi delle foto del Giordano, puoi vedere che la parte iniziale del corso del Giordano è una parte torrentizia, l'acqua scorre molto veloce. Ma a un certo punto, soprattutto passando il lago di Tiberiade, il Giordano entra in una vallata e le acque diventano calme e intorno c'è una sorta di vegetazione lussureggiante. Puoi confermarmi? Se però ti allontani dal Giordano, trovi arido, piante marroni, rizze e colite. Amen? Ma intorno al Giordano, lungo il Giordano, come sono le piante? Ok, prendiamo il Salmo 1. Salmo 1. Cosa rappresenta l'aridità che è intorno? Noi viviamo nella crisi dal 2008. Amen? Il mondo è in crisi. Intorno a te c'è gente che perde continuamente lavoro. Forse tu sei uno di quelli, perché ancora non l'ha trovato. Ma la Bibbia dice che lungo il fiume dello Spirito Santo gli alberi sono verdi. Amen? E ascolta, non è che l'albero deve fare un granché per essere verde, è soltanto che vicino al fiume. Amen? Il Salmo 1 dice, attenti, verso 1: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Numero 1, beato vuol dire felice nella Bibbia. Il consiglio degli empi, che cosa è? Il consiglio degli empi è il modo di pensare. Il libro dei Proverbi, capitolo 24, dice: così come uno pensa nel suo cuore, egli è. La povertà è, prima di tutto, un modo di pensare. Numero uno, cos'è la povertà? La povertà è un modo sbagliato di pensare, perché la Bibbia dice che come tu pensi, tu sei. Tu sei quello che pensi, perché quello che pensi è ciò che dici, e la vita e la morte sono il potere della lingua. Amen. Quello che tu pensi è quello che tu dici. E quello che tu dici è quello che tu fai. Perciò se a monte il potenziale è sbagliato, tu avrai a valle dei risultati sbagliati. Allora tu non devi andare a curare quello che è a valle, tu devi cambiare il tuo modo di pensare. E il consiglio degli empi, è se gli empi sono quelli senza Dio, è semplicemente vivere la vita con i pensieri e le attitudini che avevi prima di conoscere Gesù. Io pensavo così e faccio così. Io ragionavo, tiravo a campare prima, tiro a campare ora. Non avevo voglia di lavorare prima e non ho voglia di lavorare ora. Se prendevo una multa prima non la pagavo e non la pago nemmeno ora. Questo è camminare nelle vie degli empi, cioè sei in Cristo ma è come se tu non lo fossi. Amen? Il seme è seme, ma non ha portato frutto. Ok. Beato l'uomo che non cammina secondo i consigli degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori. Aspetta, tu puoi cadere nel peccato. Il problema è che se tu ti fermi e vivi nel peccato, ascolta, non c'è speranza per te. Ecco perché fra due venerdì faremo quell'incontro che vi ho detto particolare e vi spiego che cosa è. È un incontro con tutti i fratelli e le sorelle che hanno i buchi del naso anziché di sotto o di sopra. Cioè i fumatori. Perché Dio ti ama se fumi? Sì. Vai in cielo se fumi? Sì. Anche prima. Ma nella Bibbia non c'è scritto, quando siamo sotto grazia, appunto, la grazia è quella che ti permette di essere liberato senza sforzi. La grazia non è quella che dici, Dio ti ama, sì, Dio ti ama, ma proprio perché Dio ti ama. Se ti avesse creato per fumare i buchi del naso invece di farti di sotto, te li facevo sopra come i caminetti. Ma nella Bibbia non c'è scritto che non bisogna fumare, no. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Io non ho mai visto nel tempio di Gerusalemme bruciare tabacco, ho visto bruciare profumi che sono le lodi. Amen. Usate il vostro corpo come un tempio di preghiera, ma non ho mai visto fumi di tabacco uscire dal tempio di Gerusalemme. Amen. Che senso ha pregare per la guarigione se tutti uccidi ogni giorno? Potete essere liberi? Yes. Tra due venerdì su questi schermi.
ma il cui diletto è nella legge del Signore. Attenti, su quella legge medita giorno e giorno e attenti, egli sarà come albero piantato vicino agli uccelli, il quale dà il frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa quanto prospererà? Tutto quello. Questa è una promessa nella Bibbia. Ah, io conosco le promesse della Bibbia. È come una promessa è: tutto quello che tu fai può prosperare, ma c'è una conseguenza. La conseguenza di questo verso, del verso 3, è il verso 2. Sulla legge del Signore medita giorno e notte. La parola medita è Selah in ebraico e vuol dire questo: mormorare sottovoce. Quella è la parola medita. Cosa vuol dire? Che quando tu ricevi la parola, la devi meditare. Perché se tu non la mediti, non produce frutto. Io la ti spiegherò. Giorno e si può meditarla di notte, si canta e non riesce a addormentare. E non ti chiedi mai perché. E a volte il Signore può tenerti sveglio per meditare sul versetto della Bibbia. Parleremo di questo stamattina. Amen? Perché ogni cosa che tu fai prosperi, devi meditare sulla legge del Signore, cioè sulla parola di Dio. Amen. Meditare vuol dire andare in libertà. E vestirti di arancione vincerà un. No, meditare nella Bibbia è ripetere, pensare, ripetere, bisbigliando. Quella è la parola, Selah in ebraico. Amen? Ora, torniamo a un passo che abbiamo visto un po' di tempo fa, che è Giosuè, capitolo 1. Vi ricordate Giosuè? Capitolo 1, verso 7 e 8. Lo leggo velocemente, ma ci staremo un po' a stamare su questo. Qual è il contesto? Questo è l'inizio del libro di Giosuè. Il contesto è il popolo di Israele che deve passare dal deserto alla terra promessa. Attenti qui. Hanno attraversato il deserto con tutto quello che sappiamo con Mosè. Mosè sul Monte Nebo, vi ricordate, finisce, non entra, anche se poi c'è entrato dopo, nella terra promessa, e Giosuè prende il suo posto. Quello che deve fare il popolo di Israele è prepararsi a passare un fiume, indovinate quale? Il Giordano. Il Giordano nella Bibbia rappresenta un segno spirituale, un confine spirituale. Passare il Giordano vuol dire passare da una dimensione a un'altra. Infatti, la parola ebreo, chi è stato il primo ebreo? Abramo. E è stato chiamato ebreo perché lui ha passato il fiume per andare dalla terra di Canaan, nella terra promessa. E quale fiume era? Il Giordano. E la parola attraversare in ebraico si dice ivri, da cui viene ebreo. L'ebreo è colui che passa un fiume. Noi siamo ebrei spirituali, anche se non siamo di stirpe, siamo coloro che passano un fiume. Amen. Per passare dalla schiavitù al deserto hanno passato un mare. Per passare dal deserto alla terra promessa, la terra promessa nella Bibbia è la terra dell'abbondanza. Il deserto è il tempo della provvigione, della manna, dove Dio ti provvede miracolosamente. Ma non puoi vivere sempre così. Poi c'è un tempo dove Dio ti vuole portare nell'abbondanza, cioè dove mangi dei fiumi che non hai piantato, mangi delle vigne che non hai coltivato, bevi l'acqua dei pozzi che non hai scavato. È un'abbondanza. C'è qualcuno che vuole fare un giretto nella terra dell'abbondanza? Amen. Devi passare il Giordano. Loro devono passare il Giordano, lasciare il deserto e entrare nella terra promessa. Prima che facciano quel passaggio, Dio parla a Giosuè e dice queste parole. Verso 7. Solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge di Mosè che servo ti ha dato. Attenti, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo. Noi abbiamo visto questo meditalo, non è la legge, ma è alertalo, è medita Cristo, cioè la parola di Dio. Abbi cura, meditalo giorno e abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Come nel Salmo 1 c'è un riferimento a medita giorno e in entrambi i passi la meditazione è connessa con la prosperità. Prima Timoteo 4,15, andiamo al Nuovo Testamento, andiamo a vedere un altro passo, vedo 3. Prima lettera a Timoteo, capitolo 4, verso 15. Ci siete? Ascolta, perché vivere una vita
grama se sei eretto. Perché? Perché vivere una vita mediocre se sei un re erede di tutto? Se la Bibbia ti fa delle promesse grandi. Amen? E dover vivere ogni mese sperando di non morire prima della fine del mese. Di fatto. O galleggiare in una sorta di... Questa non è la volontà di Dio. Ma io ci sono. Ok, questo è il motivo per cui sei in questa chiesa. Beh, il motivo per cui ti ha chiamato qui. Ma quello che tu impari, devi mettere in pratica, vedere i risultati, altrimenti. Amen? Prima di Timoteo 4, verso... Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a... Ascolta, quando il verso 14-15 dice dedicati, traduzione orribile, come dice la verità? Ad opera. Il verbo greco qui è meletao, e la parola fede meletao vuol dire medita, non è ad opera, è medita. Medita queste cose. Quali? Queste cose. Non leggi, medita. Non solo ascolta, medita. La domanda che ti faccio qui non mi devi rispondere a te. Durante la settimana, quanto mediti sulla parola che ricevi la domenica? Non mi rispondere. La risposta che dai a te stesso è il motivo per cui sei dove sei. In senso buono, se Dio ti sta portando in alto, o in senso cattivo, se sei ancora. Hai bisogno di fare questo seminario? Dice poi, dedicati, cioè medita interamente su esse, perché il tuo progresso, il tuo... Cosa vuol dire progresso? Progresso vuol dire che oggi sono qui, domani sono qui, domani sono qui, domani sono qui. Il tuo progresso sia manifesto a tutti, vuol dire che non deve esserci un discernimento spirituale per vedere che prosperi, si vede da come vivi. Amen? Se abiti in una casa di 1,5 metri oggi e fra 20 anni sei ancora in una casa di 1,5 metri, c'è un progresso evidente. Se parti dall'affitto dopo 20 anni sei ancora in affitto e magari manco lo paghi rubando i soldi, tra parentesi, c'è un progresso manifesto. Si può iniziare così? A me, io ho iniziato così. Forse la maggior parte di noi ha iniziato così. Ma la Bibbia dice che se tu medichi su queste cose, il tuo progresso sarà manifesto a tutti. Vuol dire che ti vede e dice: scusa, ma tu come hai fatto a uscire dalla situazione economica dove eri e arrivare dove sei oggi? Molto semplice, ho lavorato la mia salvezza. Amen. Amen. Ne ritroverete delle belle in queste settimane. Ci sarete? Amen. Amen. Bene, ora siete pronti. Non devi ascoltare solo la parola, devi imparare a meditare la parola. Ora, stamani parleremo di questo, poi parleremo della parte dell'economia nelle prossime settimane. Stamani parleremo di questo, perché questa è la radice di come prosperare. Devi imparare a meditare la parola. E per imparare a meditare la parola, devi cominciare a memorizzarti qualche versetto. Ti faccio un esempio di come si fa. Poniamo che io ho bisogno di guarigione. A me ho bisogno di un segnamento. E devo meditare su quello. Ad esempio, il Salmo 33 dice: egli perdona tutte le tue colpe e guarisce tutte le tue malattie. A me questo lo so perché mi è stato predicato. E è un versetto che non dice niente. Mentalmente lo sai, la tua vita non cambia. Se tu cominci a meditarlo e cominci a ripeterlo, quando lavori, quando preghi, quando sei sul letto e non riesci a dormire, Signore, tu perdoni tutti i miei peccati e guarisci tutte le mie malattie. E comincia a meditare e a dirlo, a un certo punto lo Spirito Santo illumina, ad esempio, la parola tutte. E prima non ci hai mai fatto caso, non qualcuna. E poi dice le tue, non le sue. Allora, Signore, tu vuoi guarire me. Allora la tua parola non l'avevo, mi è mai capitato, non l'avevo mai vista così. Mi stai parlando personalmente, allora non è più logos, è rea. Cioè non è più parola, ma è parola. È Gesù che ti sta parlando. Ma per sentire la voce di Dio, tu devi meditare sulla parola di Dio. Perché mentre mediti la parola di Dio, Dio ti parla, e allora Dio manda la parola e ti guarisce. Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Lo conoscete tutti? È difficile memorizzarlo? No.
mentre lo mediti, lo Spirito Santo ti fa vedere cosa fa un pastore per il tempo. Non dice il Signore è il suo pastore, il Signore è il mio. Mio vuol dire mio, mio, mio. Allora Dio mi sta guidando e tu sei il mio pastore, Signore. E lo Spirito Santo ti comincia a far vedere, magari un giorno sei in campagna, vedi un pastore con delle pecore e Dio ti parla. E tu cominci a vedere come Dio ti vuole guidare. Nulla mi manca, non nulla ti manca. Signore, se nulla mi manca, io posso cominciare a ringraziarti perché niente mi manca. E mentre tu cominci a meditare, ascolta, Cristo è la parola di Dio fatta carne. Ma la parola di Dio, l'abbiamo visto a Natale, non è nata 2000 anni fa. C'era prima. E perché non sta andando? Perché non era diventata carne. Il potente Logos, in principio era la parola. Amen. La parola c'era nei tempi di Noè, c'era nei tempi di Abramo, c'era nei tempi di Isaia. Salvava? No. No. Perché salvasse si è dovuto diventare carne, sangue, morire sulla croce, risorgere. Ma perché Natale? Perché se la parola non diventava carne, non poteva salvare, non poteva guarire, non poteva liberare. Ecco perché Giovanni dice, e la parola si è fatta carne. E quella parola fatta carne ha guarito, liberato il dato di te terra. La stessa cosa viene in te, finché rimane parola non fa nulla, ma quando diventa carne guarisce, libera e prospera. Lo stesso processo che è avvenuto nel grembo di Maria deve avvenire in te. E di Maria si dice che lei meditava tutte queste cose serbandole nel suo cuore. Se tu non mediti la parola che dicevi stamani, durante questa settimana, non diventa carne. Viene il nemico e la ruba. E arriva la prossima settimana, io ti do da mangiare e il nemico la ruba. Ma non produce frutto. Perché? Perché se su quella parola mediti giorno e notte, allora riuscirai tutte le tue imprese, allora prospererai. E il tuo progresso sarà manifesto a tutti. Stiamo entrando? Amen. Dio ti dà il seme, tu lo lavori. Dio ti dà il seme, tu lo semini. Dio ti dà il seme, tu lo annaffi. Dio ti dà il seme, tu lo concimi. Tanto più lo lavori, tanto più porta frutto. E quando cresce, tu lo porti. Ma se tu lo lasci lì e non lo annaffi, muore. E ne pianti un altro, e muore. E ne pianti un altro, e muore. E ne pianti un altro domenica prossima, e muore. Poi ti arrivi e dici, sono 3 anni che cammino il Signore. E Dio non ha fatto niente nella mia vita, ma sei tu che non ha fatto niente con Dio. Ma, perché il seme ha in sé la potenza. Che io lo semini a Venturino a Piombino, signori, che io semini 2 semi di mela a Piombino, a Venturino o a Lariti, mela cresce. No. A me? Ok. Ora, parliamo della meditazione. Non è? Nella Bibbia c'è un animale che ricorre spesso attraverso la Bibbia. E questo animale è il bue. E il bue ricorre spesso, soprattutto nel libro dei Proverbi, nel libro dei Salmi, nel libro di Isaia e nei Vangeli. Non prendetelo. Nel Vangelo di Luca, capitolo 14, verso 5, segnatelo, non lo prendete, lo prendete a casa. Gesù dice una cosa particolare, parla del sabato, e dice così: chi di voi, se ha un figlio o un bue, attenti, se ha un figlio o un bue che gli cade in una buca, non va e non lo tira fuori il giorno di sabato? Ora la nostra attenzione va sul sabato. Ma la mia attenzione non va sul sabato, va sul figlio e il bue. La domanda è, per cosa c'entra il figlio col bue? Che non è quello che mi sembra l'asinello del presepe. Perché il bue? Non vi siete mai chiesto perché? Perché nella Bibbia il bue rappresenta il credente. E rappresenta anche il ministro, e questo lo vedremo quando faremo del ministro andando avanti. Salomone dice, quando il bue è forte, i granai sono pieni, il raccolto dipende dalla forza del bue. E Paolo dice in Seconda Corinzi, non mettere la musaruola al bue che trebbia, e sta parlando di coloro che devono vivere del Vangelo. Allora, sta parlando del bue, sta parlando di chi il bue rappresenta. Chi rappresenta il bue nella Bibbia? Rappresenta i figli di Dio. Fammi una faccia da bue. Ci siamo qui. Che caratteristica ha il bue? Che è un ruminante. È lui.
onnivoro che mangia l'erba, la butta nello stomaco, poi i movimenti peristaltici dello stomaco ributtano il volo in bocca e lo rimastica, poi lo ributta giù, poi lo ritira su. E la cosa straordinaria è che se tu vuoi vedere un bue che rumina, di te non gliene frega niente. Tu rumina. Tu puoi andare lì come a quelli che sai molto, bello avanti a fine a pace, ti fa diversa. E il bue continua a ruminare. Perché la cosa che interessa al bue è una. Rumina. Perché è un ruminante. A me? Se ci siete tu. Questa è la figura che la Bibbia dice di quello che tu devi fare con quello che io ti do stamattina da mangiare. La parola di Dio. Adesso, se tu fai e butti giù, dammi un'altra e butti giù, non rimane niente, non assimili e quell'erba non diventa carne. Mi senti? Quello che invece fai pure attraverso la ruminazione è che assimila. Per quale motivo? Attenti, perché la parte digestiva dei ruminanti non è tanto lo stomaco, la bocca. E la Bibbia dice che la vita e la morte sono il potere della. Ecco perché Dio dice in 1 Corinzi 6 che Dio distruggerà il ventre. Per quel motivo lì, perché quello che digerisce è la bocca. È quando tu proclami la parola, è quando tu bisbigli la parola, è quando tu prendi in lingua e ripeti quel versetto una volta, due volte, 10 volte, 20 volte, 30 volte. A un certo punto il tuo senso spirituale, lo Spirito Santo ti rende carne, quella si imprime nel tuo spirito e dà una direzione alla tua vita, diventa carne. E fa quello che ha fatto la parola di Dio nel tempo di Maria, è diventato salvatore, guaritore, liberatore, prosperatore. Amen? Andiamo a vedere qualcosa della Bibbia. Siete pronti? Perché lo Spirito Santo possa darti il ritmo. Quando la Bibbia dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, quella parola conoscenza non è sapere. Il diavolo sa, ma perisce. È rivelazione. Quello che cambia la tua vita è la rivelazione. E quando tu hai una rivelazione, automaticamente la tua vita cambia di livello. Automatico! Perché tu possa ricevere e avere la fede, tu hai bisogno della rivelazione. Salmo 119 dice: la rivelazione delle tue parole illumina e rende lo stupido intelligente. Amen? Finché io non ho rivelazione, per il mondo posso essere intelligente perché non ho laurea. Secondo Dio sono stupido, perché non vedo le cose che Dio ha già messo a mia disposizione per farmi prosperare in ogni cosa. Amen? Quello che illumina è la rivelazione, ma la rivelazione viene non perché un angelo scende dal cielo e ti dice: oh Marco, rivela lui. No, viene perché tu prendi la parola e la mediti. E la mediti. Perché io ho detto ai leader: meditate la parola di Dio in cellula. Non per fare un'attività di un'ora, bella cellula è stata. Chi se ne frega della bella cellula? Quello che interessa è se le cellule del vostro essere spirituale si muovono. Se tu quella parola la metti, perché a un certo punto lo Spirito Santo te la illumina e tu vedi cose che non vedevi prima e comincia a parlare come non parlavi prima, comincia a credere quello che non credevi prima e comincia a fare quello che non hai mai fatto in vita tua. Amen. Amen. E Dio agisce in tuo favore. Ci stiamo, andando nel fiume? Bene. Ora, ogni domenica milioni di cristiani nel mondo sono nel ritmo la parola di Dio, ma quanti la ruminano? Non è sentirla, tu devi venire a prendere un seme la domenica, ma il lunedì, martedì, giovedì, giovedì, venerdì, sabato, devi lavorare. Allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Ascolta, qualunque sia la tua situazione fisica, di salute, economica, lavorativa, qualunque essa sia, per Dio non fa differenza. Anzi, tanto più sei in basso, tanto più in alto di tutto quello. Forse nessuno è partito dal basso come me, e non parlo solo in termini economici, parlo in termini di dove vengo io, nessuno di voi. Ma per Dio non fa differenza, anzi, tanto più in basso sei, tanto più in alto. Ma perché a volte hai difficoltà a credere e dici: io ho dubbi, quanto meriti la parola? Perché la fede viene dall'udire. E da udire la tua bocca, che la ripete, e la medita, il mio Dio provvederà a ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze di gloria di Cristo Gesù. Il mio Dio provvederà a ogni mio bisogno. E quando tu lo cominci a ripetere, a un certo punto cominci a vedere chi è proprio il tuo bisogno a cui Dio provvede. E si apre un mondo che prima è Dio ti parla. Andiamo avanti.
quando tu mediti la parola, io ti parlo. Quando io a volte medito la parola, io ti parlo. Amen. Ascolta, non rendere il lavoro di Cristo alla croce inutile per la tua vita. Perché io so che mentre sto parlando, il diavolo sta bombardando alcune delle vostre menti con semi di dubbio. Impara a respingerli. Ah sì, questo sarà vero per loro, ma sai, Dante sa, sai della mia situazione. Io non so della tua situazione, Dio la sa. Dio la sa. Dipende da quello che tu fai. Tutti quelli che sono andati da Gesù con una fede audace hanno ricevuto. Tutti. Il lebbroso, secondo la legge di Mosè, non poteva essere neppure toccato. E cosa ha detto il lebbroso? Se tu vuoi, puoi purificarlo. E Gesù cosa ha detto? Lo vuoi. Lo vuoi. Lo vuole Dio? Lo vuoi. Levitico 11, verso 2, terzo libro della Bibbia. Parliamo di bue. Amen? Qualcuno vuole parlare di bue? Levitico capitolo 11, verso 2 e 3. Levitico. Nella Bibbia, secondo questo non vale per noi, per gli ebrei c'erano alcuni animali che potevano essere mangiati, altri no, sapete? Potevano essere mangiati, secondo quello che dice Levitico 11, quelli che ruminano, ma che non hanno l'unghia spartita, cioè divisa a metà. Ci sono animali che ruminano, ma hanno l'unghia divisa e non possono essere, non potevano essere mangiati, per noi sì, ma non potevano essere mangiati, c'è un motivo per gli altri. Vado? Verso 2, parlate così ai figli di Israele. Questi sono gli animali che potete mangiare tra tutte le bestie che sono sulla terra. Mangerete ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina. Ma tra quelli che ruminano e tra quelli che non hanno l'unghia spartita, non mangerete questi, il cammello, eccetera. A te. Vedi che l'attenzione è su quelli, è sul ruminare. Vero o no? C'è un'attenzione. Ora, quello che Dio vuole insegnare qui non è tanto una lista di animali puri e impuri, perché Pietro ha avuto la visione del lenzuolo, dove ha visto che per il sacrificio di Cristo noi non dobbiamo chiamare niente di ciò che Lui ha purificato impuro. E possiamo mangiare ogni cosa se mangiare con rendimento di grazia. Amen? Ma la parola qui, a te, che quando dice, verso te, mangerete gli animali che lui è spartito, il piede forcuto e che rumina, segnate quel verbo in ebraico. Questa parola è gera e viene dal verbo gera, G-H-E-R-A-R, gera, segnatela questa parola che ci andremo alla fine. Ora, perché è importante la parola ruminare? Abbiamo detto perché è connessa con la medita e il verbo usato è gera. Giosuè 1 verso 8, non riprendete, lo dice, medita Cristo, la parola, ogni giorno, ogni notte. E la chiave della prosperità non è esterna, è interna, questo lo vedremo nelle prossime settimane. Terza lettera di Giovanni, non prendetelo, verso 3, dice così, verso 2, 3. Carissimo, io prego che tu prosperi in ogni cosa e che tu goda buona salute. Fermo. Qual è la volontà di Dio? In ogni cosa cosa vuol dire? Nelle relazioni, economicamente, nei ministeri, in ogni cosa. Questa è la volontà di Dio. Io voglio che tu prosperi in ogni cosa e che tu goda. Quindi la volontà di Dio è una buona. Ora, ascolta, se Dio ha quella volontà, tu credi che il diavolo possa fare di cambiare idea? No. Poi dice come prospera l'anima tua. Vuol dire tanto prospera la tua anima, tanto prosperi in ogni cosa. Tanto prospera la tua anima, tanto godi di buona salute. Ora, di cosa mi devo occupare io? Del prosperare della buona salute o della mia anima? E quando io medito la parola di Dio, cosa nutro? E tanto più la mia anima in Cristo prospera, tanto più io prospero in ogni cosa. Perché quello che prendiamo avanti, prendete la terza lettera di Giovanni, prima dell'Apocalisse. Veloce perché voglio entrare in questo. Terza Giovanni verso 2.
terza lettera di Giovanni. Questa è la chiave di tutta la prosperità della Bibbia, ma la vedremo nelle prossime settimane. Diamogli un'occhiata. Terza Giovanni. Poi dopo vi dirò, perché io ci tengo che voi prendiate i versetti della Bibbia, potete non farlo. Ma dopo vi spiego perché scientificamente è importante che voi leggiate quello che io vi leggo dalla Bibbia. Potete sentirlo, tanti dicono, ma io ti seguo lo stesso. Sì. Ma non vedi, e dopo ti faccio vedere cosa succede quando non vedi. Terza Giovanni è prima della lettera di Giovanni, cioè Apocalisse è la terza lettera di Giovanni, verso 2. Ora la cosa interessante è che questa lettera è indirizzata a un anziano della chiesa che si chiama Gaio. Gaio cosa vuol dire? Come vuoi essere tu? Vuoi essere Gaio? Amen. La terza lettera di Giovanni è per te. Il verso 2 dice: carissimo, carissimo, ora al posto di carissimo metti il tuo nome. Amen. Io prego che in ogni cosa tu prosperi. Cosa di... questo è un versetto da meditare, ad esempio, no? Ma cosa devo meditare? Ottimo da meditare. E quando Dio ti vuole prosperare? Ottimo, la povertà non la devi qui. Se io andassi in una chiesa dove il pastore viene con l'auto peggiore di tutti, io non andrei più in quella chiesa. Sai perché? Perché se quella è la testa, immagini il corpo. Non sposta. Ora, questo non vuol dire che dobbiamo avere i lussi e scandalizzare le persone. Ma non dobbiamo nemmeno andare dalla parte estrema. C'è un bilanciamento nella vita, c'è un equilibrio. Se io ti conosco oggi, tu mi parli di Cristo, amen? Tu mi parli di Cristo oggi e sei pieno di debiti. Ok, ti trovo fra 10 anni. E tu mi dici, devi venire a Cristo. E la tua situazione è sempre la solita. La mia domanda è, e perché devo venire a Cristo? Ah, ma ci sono cose più importanti. Sicuro? E allora perché i problemi economici affliggono così tante le persone se ci sono cose più importanti? I crimini. Dio vuole che tu prosperi in ogni cosa e che tu goda, che tu goda, dopo lo vedremo. Come? Come vuol dire tanto quanto prospera l'anima tua? Se tu non perdoni, prospera l'anima tua. Se tu non hai una vita di preghiera, prospera l'anima tua. Se tu la Bibbia la lasci impolverarsi fino alla domenica mattina, prospera l'anima tua? E ti lamenti perché non prosperi in ogni cosa. Ok, ascolta. Quando tu ascolti qualcosa come stamattina, ritieni dentro di te il 20%. Scientificamente provato. Ci lavoro con queste cose, ma è scientificamente provato. Ecco perché ci sono dei sistemi di insegnamento che non sono solo uditivi. Quando tu ascolti la predica, tu porti via di stamani il 20%. Ti sembra tanto? No. Quando tu leggi quello che ascolti, porti via dal 20 al 40%. Già meglio. Ecco perché ti dico, prendi la tua Bibbia e guarda. Quando tu studi qualcosa, cioè ti metti lì e cominci a studiare la Bibbia, tu ritieni tra il 40 e il 60%. Com'è? Considera che sto parlando del seme. Se vuoi dei frutti devi avere il seme. Amen? Quando memorizzi, cioè impari a memoria, carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda di buona salute come prospera l'anima tua, tu ritieni tra il 60 e l'80%. Quando mediti a lungo su un versetto e lo ripeti, e lo ripeti, e lo ripeti, e mediti su quel versetto, puoi ritenere il 100%. Amen. Hai capito perché la Bibbia dice medita la mia parola, medita la mia parola, medita la mia parola. Tutto quello che il diavolo usa per paralizzare la tua fede è il contrario della fede, è il dubbio. Il dubbio da cosa viene? Da una mancanza di rivelazione. E non puoi sforzarti di credere, perché se tu hai un dubbio hai un puoi ricevere, perché giusto per fede vivrà. Se tu sei giusto perché hai ricevuto Cristo, devi vivere per la fede. Romani 10, 17 viene da dire la parola di Cristo, non di Dio. E la parola di Cristo viene quando tu mediti la parola di Dio e Cristo ti parla di quella parola a te. Cioè non è più un versetto nella Bibbia. Dio sta parlando quel versetto a Padre di accalare in un giorno particolare. È quel viene che Gesù disse a Pietro.
E quando Pietro sentì vieni con le sue orecchie, mise il piede sulla barca e camminava sull'acqua. Ma non perché vieni è scritto sulla Bibbia, prova, perché l'ecco vieni, Pietro era un uomo, io sono un uomo, lui gli ha detto vieni, lo faccio anch'io, prova a camminare sulle acque. E quando Dio parla a te, che le acque si aprono. Ma perché Dio parli a te, tu devi meditare la parola. Quando la mediti, Dio ti dà rivelazione. E la rivelazione edifica la fede, e per la fede tu puoi. Amen? Un esempio. Deuteronomio 7,15, non prendetelo, dice così. Io allontanerò ogni malattia di mezzo a te. Quante? Ma tu non sai che malattia ho io. Io allontanerò ogni malattia. Se tu hai una malattia, non è che stando a casa e dire Signore aiutami, ma Gesù l'ha già fatto 2000 anni fa. Ma se tu non vai alla promessa che lui ti ha dato, quando tu cominci a ripetere e meditare 1700 volte io allontanerò, a un certo punto tu vedi la tua malattia è quell'occhio, è un lampo e sai che la guarigione ce l'hai. E a un certo punto vai a farti l'analisi e quella malattia non c'è più, perché mandò la sua parola e ti guarì. Non puoi vivere dipendendo dalla fede degli altri. Quando viene Cristo, quelli perdere degli altri che pregano per te. E tu che cosa vuoi fare oggi? Che pastore prega me. Ora, ascolta. Dio parla a Giosuè, lui sa che deve attraversare il Giordano per entrare nella terra. Cioè, anche lui deve entrare nella terra, come se uscire dal deserto. Se sei nel deserto, o muori nel deserto o passi il Giordano. Cosa vuoi fare? La scelta è tua. Puoi morire. Alcuni ebrei chiamati da Dio sono morti nel deserto perché non ci crediamo. Ma Dio ha detto a Giosuè: medita la mia parola giorno e notte. E non dirmi che in questa chiesa ti manca la parola. Ma devi meditarla e hai una settimana di tempo prima del passo successivo. Passo dopo passo tu arrivi. Passo dopo passo, com'è? Quando tu gli dici devi meditare la mia parola, quello che lui deve fare da quel momento, perché non è ancora al Giordano, mancano dei chilometri, lui aveva dei nemici che volevano fermarlo, il diavolo cerca di fermarli, mi segue? Ma lui deve arrivare al Giordano. Cosa vuol dire medita, fai come bue, frega di quello che accade intorno per illuminare. Prova ad andare da un bue, gira intorno mentre illumina. È l'animale più pacifico della terra. E non gli frega nulla di quello che tu fai, se intorno c'è lui rubi. Quello che Dio dice è: lascia stare i nemici, non metterti a fare strategie, perché Satana verrà per far cosa? Per non farti nulla. E allora fa succedere un problema in casa tua, e allora c'è il cane che abbaia, e allora c'è quello che ti telefona, tutto succederà. Ma tu devi in quel tragitto rumina la parola, digeriscila e poi riprendila, digeriscila e poi riprendila, e non distanziare. Giosuè l'ha fatto e ha prosperato tutte le volte. Volete vedere quanto l'ha prosperato? Volete vedere? Sì. Libro di Giosuè, capitolo 9, verso 14. L'unica volta che ha sbagliato, una. Ma ci si può stare, ti piacerebbe infondarmi a dire tranne che una volta ho prosperato sempre, come Cicerone. Cicerone ha detto tutte le cause che ha fatto tranne una, il problema è che non si sa qual è. Quindi tutte le volte che legge una causa, avvocato dico, tutte le cause di Cicerone possono essere quella sbagliata, perché ne ha persa solo una, ma non si sa. Giosuè 9, verso 14, ho quasi finito. Ma stiamo iniziando un percorso che vi porterà qui, signori. Qui. In queste settimane, nel nuovo anno, voi verrete qui a raccontare come la vostra vita viene cambiata, come la mia vita è stata cambiata, come la vita di persone che sono sedute qui, alcuni che sono fuori con parenti, è stata cambiata. Ma dipende da te. Se tu prendi sul serio Dio, e quando il Signore ti dice merita la parola che hai ricevuto domenica, non la perdere, prendici lì e mettilo. Sapete che ci sono delle prediche che io ho ascoltato, non esagero, 50, 60, 70 e rimettevo sempre quella, finché non usciva dalla testa. Però a un certo punto qualcosa dentro di me, boom.
a memoria la sapevo e potevo ripetere, e quando arrivavo a quel versetto io mi chiedevo, e lo faccio ancora, quel versetto, meditalo, ruminalo, piantati l'immagine del due, amen, della mente. Giosuè capitolo 9 verso 14, guarda, l'unica volta che Giosuè non ha prosperato quando doveva combattere i miei nemici. Arrivano i Gabaoniti erano il popolo degli Amorei, vanno da lui vestiti da straccioni. Lui doveva sconfiggere tutti i nemici. A cui arrivano 10 giorni di sconfiggere loro, fanno no, ma noi non siamo nemici, siamo vestiti da straccioni. Noi siamo un popolo lontano, che siamo venuti in questa terra perché nel nostro paese c'è la carestia. E allora lui si muove a più passione di Satana spesso. E allora dice, fai un patto con noi, giuraci che non ci sterminerai. Lui giura, e poi un giorno verrà a scoprire che erano Gabaoniti, ma ormai la parola, perché a quei tempi non era come oggi, come ha detto un giorno del Rabbani, ci sono uomini e tre parole. Quando una parola è data, è data. Ma guarda perché si è fatto fregare Giosuè. Ce l'hai verso? Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita, e i capi della comunità lo giurarono loro. Fregati. Perché cosa avevano fatto? Medita la mia parola giorno e notte. E vabbè, questa volta posso fare, tanto so cosa devo fare. Fregati. Capito lì? Quello che si diceva l'altra sera. L'unica volta che non hanno fatto quello che Dio ha detto di fare con la parola sono stati... Però Giosuè poi è sempre prosperato. Ora ti faccio vedere come Giosuè è prosperato. Gira la pagina, capitolo 10 verso 12. In tutte le altre imprese quest'uomo ha mostrato una potenza e un'autorità che nell'Antico Testamento nemmeno il profeta Elia aveva mostrato. Sai? Noi pensiamo che nell'Antico Testamento il top sia Elia. No, il top è Giosuè. Guarda, capitolo 10 verso 12. Arrivano gli Amorei, lui sta sconfiggendo gli Amorei. Medita su questo. A quei tempi non c'erano le torce, quando il sole era andato giù lui sta inseguendo gli Amorei, sta vincendo. Il problema è che il sole sta tramontando, e a quei tempi fermare la battaglia era cominciare. Ma la fede e l'autorità di Giosuè erano talmente tanti che dissero, no, noi finiamo stasera la liberazione, noi la finiamo stasera, la guarigione finisce stasera. Guarda cosa fa quest'uomo. Allora Giosuè parlò al Signore. A chi ha parlato? Il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele. Perché Dio ha dato gli Amorei in mano ai figli di Israele? Perché lui meditava là. E disse in presenza di Israele, guarda l'autorità, sole, fermati su Gabaon, e tu luna sulla valle di Aialon. E il sole si fermò. Cosa fa? Sapete che la NASA ha scoperto che manca un giorno? Non lo sapete? Quando hanno mandato sulla Luna i primi astronauti, hanno dovuto calcolare, tu sai questa storia, hanno dovuto calcolare le orbite dei pianeti, perché veramente il razzo arrivasse nel momento in cui la Luna è lì che si addirittura non è che sta ferma, si muove intorno alla Terra. Non lo sapevo, ok, allora si muove intorno alla Terra. Quando hanno fatto i calcoli, andando indietro non so quanto, il calcolo non tornava. Perché praticamente la Luna doveva essere 23 ore e 56 minuti, mi sembra, più avanti di dove è oggi. E c'era un giorno mancante. E siccome nello staff della NASA c'era un credente, figlio di pastore, questo si è alzato e ha detto, ve lo dico io dove è il giorno. Lo dice. A me? Un uomo non ha detto raffreddore vattene nel nome di Gesù, ha detto sole fermati. Ovviamente non è che si è fermato il sole, si è fermata, ok, lui non lo sapeva, ha fermato il sole. Perché ha avuto quella fede? Perché lui meditava, e la fede viene dall'udire. Lui meditava la parola del Signore. Quando è stato il momento, la parola che aveva incamerato, meditato, rigurgitato, ruminato, masticato, gli ha tirato la fede. Io mi immagino la faccia di quest'uomo che ha detto, tu sole fermo lì,
cultura fermata. Guarda cosa dice dopo la Bibbia. Che il sole si fermò. È la parola di Dio, signori. È la parola di Dio. Il sole si fermò e la luna rimase. E beh, se si ferma la terra. Finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Cioè, cos'è qui? Il frutto. Sai che la tua predica, la parola può portare 30, 60 o quanti tempi? 100 metri. Cioè, no, noi finiamo la battaglia stasera e tu stai buona finché non ho finito di terminare gli amori e poi puoi continuare a tramontare. Amen. Dove qui siamo nell'Antico Testamento, non c'è la salvezza, non c'è Spirito Santo. Dove sono i credenti oggi? Davanti al Goliath della malattia, davanti al Goliath della povertà, davanti al Goliath della mancanza di lavoro, davanti al Goliath di una persona in fin di vita, cosa fa la Chiesa? Semplice. Arriva dove può arrivare. Quando hai meditato la parola, quando hai pregato in lingua, lì puoi arrivare, oltre non puoi più fare delle mani. Puoi dire parole, ma sono parole. Ma perché ci sia potenza in quelle parole, tu devi avere nel tuo DNA, nelle fibre, tutta l'assimilazione del potere che c'è nella parola di Dio. Amen. Guarda cosa dice. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? Ascolta, fermo! E quando mai nella Bibbia c'è il libro del giusto? Mai trovato. C'è il libro delle cronache, il libro di Neemia, il libro dei salmi. Hai mai letto che c'è il libro del giusto? E dove è scritto allora questa storia? Nel tuo libro. Perché sei tu il giusto. Amen. Questo è scritto nel tuo DNA, non nei 66 libri della Bibbia. Nel tuo DNA, nell'impartizione della giustizia di Dio, nella tua vita per l'opera del Calvario, c'è questo dentro di te. Ma finché tu non permetti che venga fuori, tu vivi una vita naturale. E questo è un peccato, perché il Figlio di Dio ha sofferto abbastanza per darci tutto. Amen. E noi dobbiamo, cominciare a crescere. Amen. E cominciare a portarci da figli adulti. Amen. Che amministrano i beni del Signore, non mendicano le briciole del Signore. Amen. 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 Finisco. Adesso vediamo la fine della vita di Gesù. Libro di Giosuè, più avanti, capitolo 24, verso 29. Libro di Giosuè, ultimo capitolo, 24, verso 29. Vabbè. Carissimo, io prego che tu prosperi ogni... Ha prosperato Giosuè? Cosa gli rimaneva? Da avere una buona salute. Come prospera l'anima? E da cosa deriva la prosperità dell'anima mia? Da quanto prego in lingua e da quanto medito la Bibbia. Non da quanto leggo la Bibbia, da quanto merito un versetto della Bibbia. Fin quando? Fin quando non diventa carne. Sai che nel versetto egli è stato trafitto per i nostri peccati, colpito per le nostre iniquità, il castigo per cui avevo pace caduto su di lui e per le sue ferite sono stati guariti. Sulla terra, su quel versetto sono guarite milioni di persone. E forse anche un versetto. Quale versetto ti sta guidando oggi? Ecco perché sono qui. Ecco perché il Signore ti sta aprendo una via nuova per questo nuovo uomo. Dopo queste cose, verso 29, Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì all'età di 110 anni. Quanto? 110 anni. Se questo è vero, l'impresa che ha fatto prima, se tu ti immaginavi un Giosuè di 25 anni, l'ha fatta a 95. Sì? Perché quando tu mediti la parola di Dio, nel libro dei Proverbi, capitolo 4, c'è scritto che la parola del Signore è salute per tutte le tue ossa. La parola di Dio è quella che sostiene l'universo. Se tu cominci a meditare la parola di Dio, lo stesso potere che nella parola di Dio sostiene fisicamente, e c'è qualcosa di meglio. Ascolta, quando i credenti si ammalano, c'è un motivo solo, uno solo: ci sono porte di peccato aperte. Fine. Porte di peccato aperte. Fine.
Se tu continui a fumare, è molto probabile che ti ammalerai ai polmoni o che ti verrà qualcosa di brutto al cuore. E non dire perché Dio non ti ha coperto, perché tu non hai coperto te stesso. Perché non posso fumare e poi dire Dio protegge, Dio guarisce. Si chiama buon 110 anni. E lo sente lì, attenti qui, nel territorio di sua proprietà. Dove? Aveva un territorio di sua proprietà. Oh, era in affitto. L'hanno seppellito in un territorio di sua. E quando sarà stato grande? Tu ne so, abbastanza qualcosa da dire. Guarda, a Timna sera. In realtà, no, in realtà, Timna esa, no, sera. Ma insomma, sai cosa vuol dire questa parola? Porzione abbondante, in ebraico. Come si chiama il potere suo? Porzione. Che cosa ti fa venire in mente? No. Ma tutto da dove è partito il capitolo 1? Medita, Maria, e lui ha fatto. Ha prosperato. Ha goduto di buona salute. A me? Non è fine. Chi è nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gaza. Israele servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè. Vero? Israele non ha sempre servito il Signore. Israele si è anche ribellato a Dio, ha peccato di idolatria. Ma durante la vita di Giosuè cosa ha fatto? E di cosa mi parla questo? Di influenza. Di influenza sulle persone che lavorano con te, che non deriva né dalla tua autorità né dalla tua arroganza. Influenza sul ministero, influenza sulla tua cellula, influenza sui giovani che sono insieme a te. Influenza, non controllo. Influenza, cioè le persone seguono il tuo esempio, non quello che tu dici. E Giosuè non predicava, faceva. E loro vedevano il risultato e dicevano: voglio Dio. E Israele ha servito il Signore perché in Giosuè c'era una tale unzione e potenza che influenzava le persone che aveva intorno. Tu sei stato salvato per essere influenzato o per influenzare? E dove sono le opere di Dio che vengono fuori dal popolo di Dio? Dove sono le aziende che nascono? Ma siamo in tempo di crisi. Ok. Genesi. Lo sai che il mio tempo per prosperare è questo. Se fai passare la crisi, è finita. Stai scherzando? La Bibbia dice nel Salmo 64: essi non periranno ma saranno saziati in tempo di fame. Amen. Quanto mediti su quel versetto? Tempo di fame vuol dire tempo di? E i credenti dicono questo. Come va da voi? Qualcuno dall'azienda tutte le settimane e la crisi ha colpito anche noi. Questo è il modo di parlare dei credenti. Dov'è la fede? Quanta parola c'è lì? Come va da noi? Intorno è tutto marrone. La mia famiglia non manca niente. Anzi, più la crisi diventa nera, più sull'Egitto c'era buio, più nel paese di Goshen dove c'era Israele c'era luce. Amen. Questo è il miglior tempo per fondare aziende. Questo è il miglior tempo per fare polizze assicurative. Questo è il miglior tempo per iniziare un'attività. Questo è il miglior tempo per conseguire una laurea. Questo. Perché il mondo è paralizzato, tu hai la chance di uscire fuori. Ma perché vieni in chiesa la domenica? Per passare 2 ore in un'estasi spirituale? O perché Cristo vuole cambiare la tua vita, la tua famiglia, i tuoi figli? E quando i tuoi discendenti saranno prosperi, se il Signore è ancora tornato, diranno: sai quando è cambiato? Quando il mio trisavolo è nato di nuovo e in una chiesa della Val di Coria ha cominciato a meditare la parola di Dio, la sua vita è esplosa. Amen. Non ti sto parlando di teoria, ti sto parlando della mia vita. Amen. Non ti sta tenendo una santa ira verso te stesso per tutto il tempo che hai buttato via? Amen. E non è più tempo di perdere tempo. Amen. Lo slogan oggi è: non è più tempo? Amen. Genesi capitolo 26. Ce l'hai? Ho finito. Ho sporato ma non cerco di vedere. Genesi è l'ultimo, veramente l'ultimo. Genesi 26:1. Questa è solo un antipasto, Il seminario di prosperità biblica inizia la prossima domenica. Amen. Se hai persone che pensi sia il caso che debbano seguirlo, dai.
Genesi 26:1, ce l'hai? Nel paese ci qui siamo Isacco. Nel paese ci fu? E che vuol dire carestia? Vuol dire che Dio sta parlando ora che nel paese c'è crisi. Amen? Oltre la prima, quindi c'era stata già? Ai tempi di Abramo, ma Abramo ha prosperato. Ma che cosa c'è attorno a lui? Allora Dio ha fatto la differenza, no? E Isacco andò da Abimele, re dei Filistei, a guerra. Perché non sento dire? Dove andò? E in ebraico militare come si dice? Guerra. Dove andò Isacco? Nella terra dove si merita la parola di Dio. Guerra vuol dire militare. Giosuè meditava la parola di Dio e la sua vita cosa ha fatto? Isacco aveva intorno a sé carestia, va in guerra e guarda cosa dice la Bibbia. Il Signore gli apparve e gli disse: quando Dio ti appare e ti parla, quando tu sei in guerra, quando mediti. Dio non mi parla, ma tu mediti la parola di Dio. Io non sento la voce di Dio, ma tu mediti la parola di Dio. Dio non mi parla mai, quanto mediti la parola di Dio. Dove vivi? In Egitto o in guerra? Non scendere in Egitto. C'è carestia. Guarda, mi trasferisco in Alabama. E Satana è quello che vuole. Lo facciano. Qualche anno fa una famiglia viene da me e mi dice: Walter, non troviamo lavoro. Dobbiamo tornare al nostro paese d'origine. Non lo fare. Dio ci ha aperto le porte. Non lo fare. Noi lo facciamo. Ok. Arriviamo là, abbiamo lasciato la nazione al risveglio, troveremo il risveglio che abbiamo lasciato, soldi, abbiamo già una casa pronta. Ok. 3 settimane fa mi arriva la telefonata. Pronto. Ehi, come stai? Come va? Ma tutto quello che si è aperto si è chiuso. Siamo tornati, siamo andati dalle persone che camminavano con noi nella chiesa e abbiamo chiesto: quando c'è il culto? Culto, questa sera l'ho appuntamento. La chiesa era chiusa, nessun lavoro, niente internet, e lo sai cosa mi ha detto? Puoi dire al gruppo di intercessione che c'è una porta per tornare in Italia. Amen. Tutti i soldi, tempo, fatica buttata via. Ascolta, dove Dio ti chiama è lì, c'è la perfezione. Amen. È lì. Ma tu devi vivere non in un posto fisico, tu devi vivere in una guerra spirituale. Tu devi imparare, ascolta, la tua vita dipende da come sei dentro, non da quello che c'è fuori. Tu puoi prosperare in mezzo al deserto. Abramo è diventato ricchissimo in mezzo a un deserto e Isacco ha prosperato in mezzo a un deserto in carestia. Aspetta, non scendi in Egitto, abita nel paese che io ti dirò. Come si chiamava quel paese? Soggiorna in questo paese. Io sarò con te, Emanuele, Dio con noi, Gesù, e ti benedirò. Cosa farò? Benedirò. Dove non c'è niente, lì, perché? Perché si vedrà la mia gloria. Amen. Non la gloria del governo della nazione, la Amen. Mia gloria. E darò a te, alla tua discendenza, a tutti questi paesi, e manterrò il giuramento che fece ad Adamo tuo padre, verso 12. Verso 12. Pagina a capo. Isacco seminò in quel paese. Sai cosa vuol dire? Gli ultimi semi che aveva. Dove semini? Non posso dare l'offerta, sai, sono in crisi. Ma Dio sa il mio cuore. Isacco seminò in quel paese. Cosa ha fatto Isacco? Seminò. E in quell'anno, quanti anni sono passati? Perché lui è l'alfa. E l'omega, lui tocca l'acqua e un lampo diventa vino stagionato. Dio non aspetterà 15 anni che tu prosperi, aspetta che tu cominci a prendere sul serio la parola di oggi, tu cominci a meditare la parola di Dio, a pregare un'ora al giorno e lingue. Troppo! Si può scegliere di vivere in molti modi. Io ho cominciato a farlo e mi sono trovato abbastanza. E in quell'anno raccolse il. Quanto raccolse?
100 volte tanto, fermo. Quell'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più finché diventò ricchissimo. Ho finito. Cosa vi trovate in questo versetto? No. Ve lo rileggo. Quell'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più finché diventò ricchissimo. Tre livelli. 30, 60. Quando cominci, la parola di Dio ci porta un frutto. Se tu insisti, porta il 60. Se tu insisti, porta il 100. Prima diventò? Ok. Grande, buono, mi basta questo, Signore. Dio disse a Davide: ti avevo dato tutte queste cose e ne avrei aggiunte delle altre. Ascolta, quanto Dio fa è quanto tu non limiti Dio con la tua mano. Quando tu ricevi qualcosa e dici: Signore, a me basta un po' di pace. Ok, tieni la pace, io voglio tutto quello per cui Cristo è morto. Perché questo si chiama amore per chi non è falsa umiltà. Io voglio tutto quello che le gocce di sangue di Gesù hanno provveduto per me. Tutto! 30, diventò grande, andò crescendo sempre più, 60, e non si fermò, continuò a meditare la parola, continuò a stare in guerra, meditare e pregare, meditare, e la parola di Dio, come Gesù, cominciò a innalzarlo dentro, e quando cominci a meditare la parola di Dio, Dio ti fa vedere delle cose da dire, lo sai cosa cambia? Cambia il tuo modo di parlare, la vita e la morte sono nel potere della lingua. Quello che tu semini, lo semini con le tue parole, e quello che tu raccogli, lo raccogli dalle tue parole. Ma per cambiare il modo di parlare, devi cambiare i segni che metti nel cuore, perché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. E quando tu riempi il cuore con la meditazione della parola, cominciano a uscire parole di fede, e quello è il timone che ti porta in un porto diverso da quello che avresti avuto se tu non l'avessi fatto il seminario che abbiamo oggi cominciato. Vediamo alla prossima.